Mia madre mi ha sempre parlato tanto del cielo. Le piaceva guardare le nuvole di giorno e le stelle di notte. Soprattutto le stelle. Certe volte facevamo un gioco. Un gioco chiamato «Cosa c'è al di là del cielo?». Immaginavamo l'oscurità o una luce abbagliante o altre cose che non sapevamo come chiamare. Naturalmente, era solo un gioco. Non c'è niente al di là del cielo. Se ne sta lì. È infinito. E noi giochiamo sotto di lui. Mitraglieri, brevi raffiche, solo quando sono a tiro. Non sprecate munizioni. Sono su di noi, vengono a picchiare. Mantenete l'informazione, restate uniti. Li vedi? Io li ho persi. Messerschmitt a ore 12. Torneranno, preparatevi. Davanti a noi, ci viene incontro. L'ho visto, vai, vieni. Cavolo, ci ha mancato poco. Me ne sono accorto. Ora non andate. Altri due a destra, faccio in coda. Cosa c'è, Tolan? Luci! Luci azzurre! Le abbiamo viste anche noi. Oh mio Dio! Che diavolo sono? Mi avvicino per vedere meglio. Sono tedeschi! C'è troppa luce, non distingo. Si muove veloce! Ci passa sotto! Restate calmi, penseremo anche a loro. Eccoli, eccoli! 3 a ore 12 e ce n'è un altro a sinistra! Fuoco, ragazzi, fateli fuori! Esci, portaci via! Maledetti! Guarda quanti sono! Ah! Tutto! Ross, sei ferito! Ho perso, accidenti! Hanno prendiamo già le mani! Prendi i comandi! Sì, signore! Pezzala in fiamme! Va a fuoco il motore 4! Fatevi coprire! Tieni duro, Ross! Mi devo staccare! Ho perso un motore! Esco di formazione! Ancora quelle luci! Ci volano intorno! Tenetelo in quota! Ragazzi, perdiamo l'ala! Andiamo giù! Mettete in paracadute! Non lo tengo preso! Ci vediamo! Preparatevi, ragazzi! Dobbiamo lanciare subito! Capitano, dobbiamo abbandonare l'aereo! Non voglio morire! Fidati di me, Johnson! Non moriremo! Russell Keyes tornò dalla guerra come tanti altri soldati. Era stanco di combattere e felice di rivedere le mura di casa. Gli erano però successe delle cose e sapeva di essere diverso da quando era partito. Era cambiato e si domandava quante cose fossero cambiate anche lì durante la sua assenza. Ma spesso, quando uno parte per andare lontano e poi torna, il maggior dispiacere non lo danno le cose che sono cambiate, ma il fatto che altre siano rimaste uguali, come se uno non fosse andato da nessuna parte. Ciao, mamma. I bambini giocavano ancora sullo stesso campetto usato da lui e dai suoi amici. La banda della scuola continuava a suonare ogni venerdì sera nel parco. Salve, signora Parker. E la signora Parker attendeva ancora il ritorno dei bambini da scuola per sgridarli se avessero calpestato i suoi fiori. Tutto poteva anche essere uguale.
Ma lui era diverso e quindi niente sarebbe più stato come prima. Signorina, a chi mi devo rivolgere per ottenere un prestito ai reduci? Mi ricordo quando mi sono dichiarato a tua madre. Ero talmente agitato. Non riesco a immaginarti agitato. No, capirai, feci il giro dell'isolato 3 volte ed ero già sulla via di casa quando sono riuscito a trovare il coraggio di chiederle di sposarmi. Certo, della vita non avevo l'esperienza che hai tu adesso. Papà, La mia macchina è ancora perfetta. L'ho nascosta quando c'era la raccolta metalli. È stato poco patriottico, forse, ma lo siamo stati in altri modi. È stato così terribile. Non come si può pensare. Cosa c'è, Dola? Luci! Luci azzurre! Che diavolo sono? Capitano, dobbiamo abbandonare l'aereo! Non voglio morire! Fidati di me, Johnson! Non moriremo! Dicono che certi uomini si portino dentro il ricordo della guerra per tutta la vita. Altri invece lo buttano via come un paio di scarpe vecchie. Altri ancora continuano a combattere, anche se non hanno idea di chi sia il nemico o del perché sia tanto importante non arrendersi. Qualcuno vi dirà che la guerra è stata vinta per superiorità numerica, qualcun altro darà il merito alla strategia o alla giusta causa, o al fatto che siamo duri da battere. Niente di tutto questo è vero. Abbiamo vinto la guerra grazie ai segreti, scoprendo i loro e custodendo i nostri. Signori, vi presento Linola Gay. Quando Linola Gay ha sganciato il suo carico su Hiroshima, solo 107 uomini in tutto il paese sapevano esattamente di che natura fosse tale carico. Il B-29 era stato modificato per l'occasione e un nuovo equipaggio addestrato al trasporto di una bomba atomica era a bordo. Dovevano compiere una missione tanto segreta che neanche loro sapevano quale fosse. Il segreto fu mantenuto fino all'ultimo momento, col risultato di vincere la guerra. Come membri del servizio informazioni, il vostro compito sarà di custodire segreti. Qui al 509° gruppo bombardieri tale responsabilità è ingigantita dal fatto che siamo l'unica base autorizzata a detenere armi atomiche. In qualsiasi momento la vostra capacità di tacere e, se necessario, di mentire spudoratamente potrebbe forse cambiare il corso della storia. Plutone, attenti! Altri 18 avvistamenti solo oggi. Luci vaganti, soprattutto. La maggioranza delle quali nel settore nord-occidentale e 3, se ricordo bene, sui grandi laghi. C'entrano i russi? Oggi sentivo la radio. La gente diceva che forse vengono da un altro pianeta. Le stesse cose che sentivo allo Salamos. Mai saputo poi se fossero i nostri o qualche diavoleria tedesca. Ah, ha ragione, Owen. Dimenticavo. Lei era allo Salamos. Abbiamo comprato da poco una nuova puledra. Le andrebbe di venire con me a fare una cavalcata? Sì, con molto piacere. Bene. Ti unisci a noi? No, lei non monta. È di costituzione troppo delicata. È un bel prepotente tuo padre. Non c'è niente di personale, è che è fatto così. Capitano, che fa? Viene o resta lì a spettegolare? Se non ti lascia cavalcare, figuriamoci andare al cinema.
Un certo Kenneth Arnold, pilota civile di Boise, sorvolando la catena delle cascate, sostiene di aver avvistato in cielo 9 dischi volanti. La notizia è su tutti i giornali di Seattle. Le agenzie di stampa l'hanno ripresa e diffusa. È diffusa, signore. Non dimentichiamoci il signore. Ci sono ufficiali qui che potrebbero indispettirsi per questo, Howard. Non se lo dimentichi. La sua opinione a riguardo? I russi. Tentativi di ricognizione al di qua dello stretto di Bering, per forza. Ha un'invasione di marziani, quindi lei non crede? No, signore. Non ci credo. Ehi, soldato, stai cercando compagnia? Ora no, sono in servizio. Mi sembri pronto all'azione, ma non per servizio. Mi aspetta il colonnello, affari urgenti. Vedo. Ti chiamo più tardi. Non mi troverai. Bentornati a Radio KGFL da Roswell, New Mexico. Questo 2 luglio 1947 ci regala una serata fresca e io vi lascio a Dinah Washington con Stairway to the Stars. C'è nessuno? C'è nessuno? Se qualcuno mi sente, mi risponda.
Pensiamo di aver visto alcuni angeli del Signore che ballavano. Quello o un nuovo aeroplano venuto da Wild Sands che ha perso il controllo? Dite di aver visto uno schianto. Sì, c'è stato. E se erano angeli del Signore, in questo momento fanno campeggio a 1,5 miglia da Pine Lodge. Avanti. Mi scusi per averla interrotta, signore. Qui fuori c'è un allevatore che ha appena parlato allo sceriffo di una cosa che credo lei dovrebbe vedere. Su. Hai scelto un brutto momento. Ho bisogno di te, da solo. Anch'io, tanto. Ti chiamo appena riesco a liberarmi. Voglio che ogni frammento venga recuperato e portato alla base. I suoi uomini resteranno tutti consegnati nella base fino a nuovo ordine. E questo vale anche per voi. Sì, signore. Sì, signore. Testimoni? Uno, signore. Si chiama Brazel. Ieri sera non c'era niente. Signor Brazel? Apprezziamo il fatto che non ne abbia parlato con nessuno. È una faccenda determinante per la sicurezza nazionale. È venuto dallo spazio, vero? Su quel pascolo si è schiantato un grappolo, un treno di palloni sonda a quota fissa. E questo è il materiale con cui sono fatti i deflettori radar di quei palloni. Noi vogliamo sapere se i russi hanno già costruito la bomba atomica e questo piccolo pallone spia ce lo dirà. È un progetto chiamato Mogul. Gli è stato conferito un alto livello di segretezza, il codice A1. I cronisti sono in caccia, qualcosa dovremmo dire. Ci hanno già pensato altri. Stamattina qui negli studi di KGFL abbiamo un allevatore locale che ci racconterà una storia incredibile. Lei ha trovato qualcosa nel suo ranch, dei frammenti, dei resti, vero? Non erano frammenti comuni. Erano fatti di un metallo che non avevo mai visto prima. Quella è roba venuta da un altro pianeta. Bisogna chiudergli la bocca. Abbiamo deciso di no. Svia l'attenzione dal Mogul. Avrà letto i rapporti sugli avvistamenti. La gente si beve quella roba con l'imbuto. Lo sconsiglierei, signore. Perché è contrario, capitano? Il nostro assenso provocherà un convincimento di massa. La gente crederà che non abbiamo il controllo dei cieli e si diffonderebbe il panico. Lei crede? In conferenza stampa cos'è meglio dire? Dischi volanti o piatti volanti? È vero, capitano? Erano pezzi di una nave spaziale? No. Era roba nostra. Palloni spia, livello di segretezza A1. Ma quello strano metallo e tutte le... Fanno parte del progetto. Insomma, dischi volanti, signore? Questo progetto super segreto si è schiantato in seguito a una collisione? Sì, suppongo di sì. Una collisione con cosa? Il vantaggio lo dà la preparazione. Quando il vostro gruppo disputerà il trofeo Natura, conoscerete già il territorio. Ma questo non è barare? Fare lo scout è un modo di pensare, devi cambiare atteggiamento. Abbiamo fatto il percorso 10 volte, papà. Ormai siamo pronti. No, sarete pronti quando conoscerete il terreno palmo a palmo, chiaro? E sarete sicuri che niente potrà sorprendervi. Oh mio Dio. Jackie Robinson dei Brooklyn Dodgers continua ad allungare la sua striscia positiva. Sono ora 19 le partite consecutive nelle quali ha effettuato almeno una battuta valida. Robinson, primo giocatore di colore ammesso nella National League, ha debuttato il 15 aprile di... I neri, se li fai giocare, non li cacci più. Siamo alla fine di un'epoca. Invece, che ne pensate di tutto questo chiasso intorno ai dischi volanti? Te lo dico io. Penso che i russi ci spiassero con uno strano ordigno. Basta vedere i rottami alla base. No. Tutte balle, era nostro. In collaudo serviva a spiare loro. O magari i tedeschi. Per me erano marziani, punto e basta. Il capitano. Owen, ti devo parlare. Su. Dammi 2 minuti. Marty. Signore. La donna che ho salutato. Aspetta un minuto, poi dille che c'è stata un'emergenza e che oggi non tornerò. Marty. Lei lo sa che è una scusa. Cerca di essere il più sincero possibile. Sì, signore. Lascia rispondere.
Sì, signore, lo abbiamo già trasmesso. Signorina, mi scusi, il capitano è stato convocato d'urgenza. Se vuole può attenderlo, ma oggi potrebbe anche non tornare. Mi scusi, è qui che vi occupate di dischi volanti? Sì, si rivolga laggiù, in fondo al corridoio. I miei figli e io abbiamo delle informazioni. Chieda laggiù. Ma ne abbiamo visto uno che si è schiantato. Ero con i miei figli. Li allenavo in vista di un'escursione con i giovani esploratori. Che per noi è come barare. Conoscere più cose possibile in anticipo non è barare, è prepararsi. Grazie, capitano. Ecco, avevamo raggiunto il ciglio. Disco volante, signore. Hai sonno, piccolino? Ehi, si sono scatenate questi ragazzini. Tante persone cambiano lentamente. Sono quello che sono e dopo un po' sono qualcun altro. Certe conoscono il momento esatto in cui la loro vita è cambiata. L'incontro con l'anima gemella o lo sguardo negli occhi del proprio figlio al primo sorriso. Per altri, invece, non sono le cose belle la causa del cambiamento, ma le cose attraverso cui sono passate che da quel momento li fanno apparire tutto quello che vedono molto diverso. Hai veramente un bel bambino, Russell. Appreso dalla madre. Hai ragione. Aiuto! La tua vita è invidiabile, lo sai, sì? Hai la più bella donna di Bement. Un bel bambino, tanti bei ricordi eroici di gioventù. Sì, ho tutto. Già. Al posto tuo sarei l'uomo più felice della città e non me ne andrei in giro con quella faccia da cane bastonata. Bill, io sto bene. Tienilo fermo. Faccio solo un po' di fatica a dormire in questi giorni. Dai, basta, smettetela! No, aiutatemi! No, dai, fermati! No, no! Tienilo fermo! No, no! Ah! Fermi! Lasciatelo stare! Via, via! Andiamo!
dispiace. Lascia perdere. Non importa. Ho delle immagini per la testa. Non riesco a concentrarmi su niente. Immagini per la testa. Scene di guerra. Ero ferito all'addome, Kate. Stavo morendo. E il mio aereo stava precipitando. 3 giorni dopo ero prigioniero. In Francia. Con i miei uomini. E non avevo idea di dove fossimo stati in quei 3 giorni o di come fossimo arrivati lì. O del perché fossi vivo. E i tuoi uomini che dicono? Non ne abbiamo mai parlato. È accaduto qualcosa in me. Io non so cosa. Ho come la sensazione che non sia ancora finita. Jetzt bist du mein Gefangener. State lontani da me! State lontani da me! Era solo un incubo. Sei a casa. Va tutto bene. Sei qui con me. Era un incubo. Era un sogno, amore. Un sogno. Un sogno. Un brutto sogno. Calmati. Va tutto bene. Non è successo niente. Non è stato un brutto sogno. L'amor del cielo, Russell! Come faremo a uscire? Non importa! Basta che loro non entrino! Loro chi? Chi è che non deve entrare? Non me lo chiedere! Russell! Russell, no! Guardami! No! Ma che cosa ti è successo? Hai visto quei segni lacrimogeni? Vieni a vedere. Darà alla stampa anche questa notizia? Beh, una cosa era farlo quando sapevamo che era una notizia falsa, la potevamo gestire. Adesso che è vera, non possiamo permettere che si sappia. Chi l'ha trovata? Un padre con 2 figli, in gita. Si assicuri che non parlino? L'ho già fatto. Bravo. Figliolo, apprezzo molto che si sia rivolto a me. Vedrà al momento opportuno. Non lo dimenticherò. Che dobbiamo fare? Signore, quando sono entrato nel velivolo c'erano 5 sedili. I cadaveri sono 4. Perlustri la zona tappeto per un raggio di 200 miglia dal punto d'impatto. Se uno di questi è vivo e se l'è squagliata, lo voglio sapere. La gente è sola a questo mondo per le ragioni più diverse. Per alcuni dipende dalle inclinazioni. C'è chi è semplicemente nato cattivo o buono, ma la maggior parte delle persone si ritrova con me per caso. Per una disgrazia, una delusione d'amore, o per qualche altra cosa che non avevo assolutamente previsto.
Il mio pollo che cosa ha adesso? Non credo c'entri il tuo pollo, Tyler. Vattene a casa, Sally, forza. Li servo io questi sfaccendati e poi chiudo. Altrimenti chiama Fred e digli che lasci lui e i tuoi figli per me. È meglio che vada a casa a dirglielo di persona. Quello non ti merita, Sally. La gente è sola a questo mondo per le ragioni più diverse. Ma l'unica cosa che so è che anche se tutti vi diranno il contrario, nessuno vuole restare solo. Il calzante? Cosa? Il calzante l'hai visto? Parti stasera? Domani pomeriggio mi aspetta un assicuratore a San Antonio. Quelli se ne accorgono a fiuto se uno ha viaggiato. E non comprano, non si fidano. I ragazzi hanno cenato? Devo farli cenare io? La cameriera sei tu. Pensaci tu. Io vado. Ci vediamo fra 3 settimane. Se hai bisogno chiami in ufficio, sanno dove sono. La prego, mi aiuti. Rimanga qui un attimo, per favore. Tom, sveglia. Sveglia, tesoro. Che c'è? Niente, devi dormire sul divano stanotte. Quello chi è? Ne riparliamo domani. Prendi un cuscino e una coperta del mio letto, va bene? Su, tesoro, alzati. Dai. Dovrebbe farsi vedere da un dottore. Starò bene. Devo solo riposare e riflettere. Grazie di avermi fatto entrare. Si riposi. Thank you.
Ma chi è? Quell'uomo chi è? È un forestiero, tesoro, sta male. Quanto resterà nella mia camera? Non lo so, finché non starà meglio. Mamma, che cosa hai fatto al naso? Alcuni col tempo perdono la speranza che nella vita qualcosa cambi. Continuano ad andare avanti. E se qualcosa poi capita davvero, forse nemmeno se ne accorgerebbero se non fosse per quella specie di ansia che ti prende allo stomaco. Mia madre e io lo chiamavamo il malessere da viaggio, perché è come mi sentivo io ogni volta che sapevamo di dover andare lontano o in un posto nuovo. Come si sente? Molto meglio. Che cos'è? La colazione. Grazie. Magari tra un minuto. Ah, il bagno è in fondo al corridoio. C'è un asciugamano e camicia e pantaloni di mio marito prima che ingrassasse. Se vuole se li può tenere. Molto gentile. Suo marito non apprezza la sua gentilezza. E non vede la sua tristezza. Ma a lei non interessa più. Credo abbia ragione. Certe cose non vanno condivise con persone aride. Cosa le è capitato? Ho avuto un incidente. Sì, certo. Che genere di incidente? In un campo. Ha una fattoria qui intorno? No. Mi hanno dato un passaggio. Cosa c'è? Niente, mi sono svegliata col mal di testa. Credevo che passasse. Mi diceva del suo incidente. Non mi sento molto di parlare adesso. Le dispiace se riposo ancora un po'? Ma certo, ha ragione, scusi. Lascio qui il vassoio, così... quando si sveglia, se le viene fame, mangia. Aveva ragione, sa. Non mi interessa se mio marito vede o no la mia tristezza. Il 5 luglio all'alba questi frammenti sono stati recuperati in un campo nei pressi di Roswell, New Mexico. I primi rapporti lasciavano intendere che questi fossero i rottami di un disco volante. Ci troviamo qui oggi per sgonfiare questa assurda pallonata e sostituirla con un pallone autentico. Questo, signori, è un pallone sonda. Ogni giorno che Dio manda in terra, centinaia di questi sono in volo sugli Stati Uniti. E di certo non provengono dallo spazio. Sono fabbricati infatti a Cleveland. Questo è il suo riflettore radar. Ci dà la velocità del vento. Nessuno di questi frammenti proviene dallo spazio. Il riflettore viene prodotto a Newark, nel New Jersey, e il pallone meteo, come ho detto, a Cleveland. Mi scusi, signore. Le posso dire due parole? Dica, capitano. Mi domandavo cosa ne faremo adesso. Di che cosa? Del velivolo, dei corpi. Quale velivolo? Quali corpi? Siamo già in ritardo!
è indubbiamente organica. L'indubbiamente lo lascerei da parte. Jenkins dice che è animale e subito assume le caratteristiche di una cellula animale. Krauss dice che è una specie di fungo, il che spiegherebbe la sua uniformità e densità. La osservo e ne ha tutte le caratteristiche. Sembra essere capace di mutare in qualsiasi cosa noi vogliamo che sia. Venite a vedere il dottor Golden. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bochah. Ero venuto a controllare i corpi recuperati sull'astronave e l'ho trovato così. Che sta dicendo? È tedesco. Golden non parlerebbe mai tedesco. È ebreo. Ma che sta facendo con quel cadavere? Mio Dio. Centralino, vorrei parlare con Fresno, California. Madison, 4573. Sì, signora. Grazie. Di tutto il mio equipaggio. Otto sono morti. E Johnson, il mio copilota, è in ospedale a Fort Bliss e non penso che se la caverà. Sai perché sono morti? Nessuno lo sa. Nessuno sa dire niente sulle cause. Che cosa vuoi fare? Devo capire che è successo ai miei uomini. E che sta succedendo a me. No, non lasciarci. Kate, non sarò più un buon marito. Né un buon padre per nostro figlio, se non scopro la verità. Non credo che lì scoprirai niente, Russell. Che cosa ti illudi di trovare? Bishop, giusto? Sì, Bishop. Il colonnello Campbell ha volato con lei stanotte. Esatto. Destinazione? Solo agli addetti. Servizio informazioni. Sono un addetto. Capitano Crawford, ho ragione? Il colonnello lo diceva che sarebbe arrivato a me. C'è un signore per lei, signorina.
Facciamo una passeggiata? Mi metto le scarpe adatte. Io intendevo a cavallo, non a piedi. Rallenta un po' le redini, solo un po'. Va bene. Ecco, brava. Così? Sì. Oh. Bene. Brava. Ci sei? Sì, penso di sì. Bene. Tranquilla. Facile, no? Tutto a posto? Più veloce? Sì. Sei sicura? No. Dove hai imparato a cavalcare? Uno dei lavori che ho fatto prima di scoprire l'esercito. Sono contenta che l'hai scoperto. Temevo che non volessi uscire con me. Perché avrei dovuto rifiutare? Tuo padre è così contrario al fatto che noi due ci vediamo. Non capisco perché ha così poca stima di me. Beh, io non sono mio padre. Questo lo so. Sei il sole e la luna per me. Il sole e la luna. Ti aiuto. Grazie. Figurati. Anne. Sono un ufficiale, ma vengo dalla riserva. Potrai non andare oltre il grado di capitano. A me questo non interessa. Ma voglio dirti una cosa. Io penso di riuscire a farmi strada comunque. Non sono un burattino e posso diventare qualcuno. Anne. Vuoi sposarmi? Owen, quello che c'è stato prima sulla collina... No, Anne, con nessuno avrei fatto una cosa del genere. Solo con la donna che voglio sposare. Sposami. Owen. Sposami. Voglio dirlo a tuo padre. Hai idea di dove sia? Lui sembrava in grado di entrare dentro il mio cervello. Di usare i miei ricordi intimi come base sulla quale costruire la nostra conversazione. Scusi, ma non la seguo bene. Io ero là. La stanza era quella del mio bar mitzvah a Trista. Se fossi rimasto lì ancora, avrei potuto forse riparlare con mio padre. Jenkins è Vorrei incontrare mio padre. Ehi.
In nome di Dio, che è successo? Sono morti tutti e due. Le dispiace scendere, signore? Cosa ho fatto a Jet? Per favore, scenda dalla macchina, signore. Grazie, agente, me ne occupo io. Capitano Crawford, servizio informazioni, colloquio di routine, non si allarmi. Di routine? Ci perdoni per l'approccio poco ortodosso. Sarò sincero con lei, qualcuno ha parlato, c'è una fuga di notizie. Non si preoccupi, non sospettiamo di lei, soltanto che abbiamo bisogno di informazioni per identificare la talpa. C'entra qualcosa con quello che è successo al dottor Goldin? In parte sì. Non vedo come la sua morte possa legarsi a una fuga di notizie. Provi a dirmi secondo lei com'è andata. Beh, il dottor Goldin era nella stanza con quello che era ancora vivo. E a quanto pare quelle creature possono... Ecco, la cosa è incredibile. La prima volta l'abbiamo notato a livello cellulare. Possono diventare tutto quello che vogliono. Non la seguo, dottore. Possono assumere sembianze umane. Il dottor Goldin, per esempio, credeva di essere tornato ai 13 anni, al suo bar mitzvah. Ha visto suo padre. Forse è stato questo a uccidere lui e l'ospite. Mi è stato d'aiuto. Dottore, sono certo che comprenderà l'importanza di mantenere il segreto su questo colloquio. Assumono sembianze umane, ha detto. Sì, per quanto assurdo le possa sembrare. E l'esporsi a una di queste apparizioni avrebbe ucciso il dottor Goldin. Non è salutare passare troppo tempo con loro. Oh. Come ti senti? Come se galleggiassi. Mal di testa? Nessun dolore? Nessun dolore. Bene. È riuscito. Tom? Becky? Wemmy, wow. Che meraviglia. Mamma, John sa fare dei numeri di magia molto più belli di quelli di Tom. Non hai fame? No, io... Non ha mai fame. Tom, adesso basta. No, non importa. Come ti senti? Il mal di testa? No, sto bene, mi è passato, grazie. Bene, sono contento. Insomma, si può sapere da dove vieni? Tom. No, non lo rimproverare. Vengo da Des Moines. Ma è a mille miglia da qui. E tu che ne sai? La mia scatola di magia viene da lì. Tom, Becky, mangiate e comportatevi bene. La sua è dove sono nato. Ho lavorato in tanti di quei posti da allora. Soprattutto a fattorie. E come mai eri tanto mal ridotto? Colpa di un macchinario. Perché fai così con John? Lui è nostro amico. Non amico mio. Vedo che ti stai rimettendo, grazie al cielo. Beh, come ti ho detto, avevo solo bisogno di riposo. Ora che stai meglio, immagino che vorrai andartene. Certo, ma qualche altro giorno qui mi farà bene. Tutti sanno che non si deve fissare il sole. Ogni madre te lo dice quando sei piccolo. Non guardare il sole o diventi cieco. Ma a volte vorresti così tanto capire una cosa
da rischiare di diventare cieco anche solo per averne un'idea. Cavolo. Ho qualcosa per te. Grazie, capitano. Ti sei sposato? La stessa ragazza? Quella che lavorava in banca? Sì, lei. Che sei venuto a fare, capitano? Non che non sia contento di vederti. Hai saputo dei nostri compagni? Saputo cosa? Sono morti. Stessa fine? Più o meno, sì. Tu, invece, come mai sei l'unico ancora in piedi? Non lo so. Tu credi in Dio, capitano? Sì, ci credo. Perché, tu no? Sì, non mi aiuta per niente. Mi dispiace, capitano. Non volevo rattristarti. Dovrei ringraziarti, invece. In fondo mi hai salvato la vita. Il fatto è che... a parte certi incubi che mi tormentano, io non mi ricordo niente di quei momenti. Accidenti, capitano, questo è un vero peccato. Sì, perché tu sei come Eddie Murphy, un eroe. Qualsiasi cosa ci abbiano fatto, non finiva mai. Quando smettevo di urlare, sentivo uno degli altri ragazzi. Mi sembrava di essere lì da giorni. Tu eri sul lettino accanto al mio. Chissà, forse fu per negligenza. Forse pensavano che fossimo troppo malconci per farci caso e che non avremmo reagito. Fatto sta che posarono quel mitra proprio vicino al tuo letto. E con il caricatore inserito, come se non sapessero come funziona un mitragliatore. Di certo gliel'hai spiegato tu, capitano. C'è solo una cosa. Noi due sappiamo che non erano tedeschi quelli che hai ucciso. Erano tutto meno che tedeschi. Come procedono le ricerche del quinto occupante dell'astronave? Con poca fortuna, signore. Le farà piacere sapere che ce n'era un altro vivo, quel poco che ne è rimasto. Gli scienziati hanno scoperto che hanno strane capacità. Quali capacità? A tempo debito. Il colonnello Campbell è un uomo meschino, non mi piace, è un idiota. Per avere il controllo su quello che concorderete è il più importante evento del secolo, se non della storia, il colonnello ha confiscato i corpi e dato il via a manovre di insabbiamento. L'ha estromessa, come fece con noi quel giorno. Non ama condividere la ribalta, ma io non mi lascio estromettere. Gli scipperò il progetto dalle mani e se ci riesco gli rovino la carriera. Saranno guai per chiunque starà dalla sua parte. Ma ho l'impressione che nessuno di voi due commetterà questo grave errore. No, signore. Se doveste avere fortuna nella ricerca di quella che a tutt'oggi resta l'unico ospite vivente, spero che dividerete l'informazione con gente più disponibile del colonnello Campbell. Ci conti, signore. Sì, signore. Bene, Howard. Ah, vi dicevo che hanno delle strane capacità. Non limitate le ricerche agli omini grigi, estendetele ad individui più... umani. Com'è bello questo paese. Sì, hai ragione.
Vivi in un posto e non le noti più certe cose. Secondo me è importante cercare sempre di vedere più cose possibile. A volte la vita che fai ti impedisce di vederle. Sei una donna fuori dal comune. Devi credermi, è la verità. Tu non sai quello che dici. Invece sì. Ho fatto cose che non volevo fare. Non sei tenuta a dirmele. E ho dovuto imparare a controllare le mie emozioni. Non fa niente. Sally, ne valeva la pena. Perché questo mi ha portato a te. Non so cosa sta succedendo, ma ora non mi interessa. E la prima volta che gli indiani d'America videro gli spagnoli, pensarono che fossero divinità o diavoli. Per gli indiani, l'uomo bianco, tutto è meno che un uomo come loro. Non mi piace. Eppure è così gentile. Per favore, non c'è più bisogno di parlare. Ragazzi, questi uomini sono dell'esercito degli Stati Uniti. Stanno cercando un disertore in tutto il Texas. Un uomo che ha abbandonato il suo reparto e che forse potrebbe nascondersi da queste parti. Se avete visto un forestiero nel circondario, ditecelo immediatamente. Non provate a parlare con lui. È molto pericoloso, ragazzi. Voglio frugare tra i suoi vestiti per vedere se trovo cose dell'esercito. Non farlo, Tom. Il sceriffo ha detto che il disertore è pericoloso. Per questo voglio scoprire se è John. Cammina! Dove tiene i vestiti? Ascoltate bene. Credete di aver capito, ma non è così. Non mi toccare! Lasciami stare! Lascialo andare! Il mio compito qui è quasi finito. E voi non interferirete. Tom, ti sanguina il naso. Mi dispiace, Tom. Dove siete finiti tutti? Che hanno combinato?
giudica tu. Merrill, la tua squadra di là! Buono, stop! Prendi il fucile! Dobbiamoci da fare! Forza, svelti! Coraggio, ragazzi! Sceriffo, sceriffo! È lui! L'abbiamo trovato! Calma, ragazzi! Che succede? L'uomo che cercate a casa nostra! Sono i figli di Sally! Sentito, Frank, tu passa a sud! Riportiamolo in macchina! Ha chiamato Tyler, il mio capo, e mi ha detto che ci sono dei soldati in città. Cercano un disertore fuggito da una base del New Mexico. Io lo so che tu vieni da un posto ancora più lontano. Non so come fai, ma so che riesci a leggere nella mente delle persone. Presto ti verranno a cercare. Sono un regalo di mia nonna. Arrivò in Texas nel 1893. Mi hanno sempre fatto ridere. Rappresentano il Texas allo stato della stella solitaria, solo che sono due. Ne vuoi portare uno con te? Io terrò l'altro. Posso vederti come sei almeno una volta. È meglio se vai in casa. Che succede? Andiamo. Non capisco.
quell'estate accaddero tante cose che la gente non riuscì a spiegarsi. Ci furono luci nel cielo, storie sui giornali di dischi volanti caduti. John era venuto e poi se n'era andato. Mettila sul tavolo, tiriamo fuori i biscotti. Per un po' la vita tornò ad essere vita e quasi tutti dimenticarono le cose che quella strana estate aveva portato con sé dal cielo. Se n'è andato, vero? Sì. A casa? Sì, a casa. Sono arrivato tardi. Peccato. Sei venuto a fare, capitano? Io non mi ricordo niente di quei momenti. Accidenti, capitano. Questo è un vero peccato. Perché tu sei come Udi Murphy, un eroe. Di certo l'hai spiegato tu, capitano. C'è solo una cosa. Noi due sappiamo che non erano tedeschi quelli che hai ucciso. Erano tutto meno che tedeschi. Ti avevo detto di tenere quella donna lontano da me. Faccio del mio meglio, signore, ma è molto insistente. Insistente? Su, che piacere vederti. Tenente Bowen, lei è su. Signorina? Non sai neanche il cognome. Non vengo qui tutti i giorni da 2 settimane per te, Owen. Vengo per questo. Dove l'hai trovato? A Pine Lodge. Vieni, nel mio ufficio. La sera in cui mi hai scaricata per andare al cinema con quella figlia di papà, ho fatto un giro in macchina. C'è stato uno schianto. Mi sono avvicinata. C'era qualcosa tra gli alberi, ma era notte e non distinguevo bene. A terra c'era questo. E l'hai portato a me? Su, non ti ho potuto spiegare quella sera. Dovevo vedermi col colonnello. Lui stava male e mi ha fatto avvisare dalla figlia. Dovrei crederci. Hai completamente travisato la situazione. Ma certo. Tu sei il sole e la luna per me, Su. Il sole e la luna.
prendere l'abitudine di chiudere a chiave, lo sai? Ora però è tardi. Owen Crawford è il miglior comandante, capo, consigliere, amico e collega che io abbia mai conosciuto. E Anne, lei non ha sposato solo Owen. Ha preso anche me e Marty e tutti quelli che sono sotto il suo comando. Avrà compagnia. Ad Owen e Dan. Auguri. Evviva gli sposi. Congratulazioni. Versane anche a me, papà. Se non fossi sicuro che a mia figlia si spezzerebbe il cuore, ti ucciderei seduta stante. Le si spezzerebbe il cuore. Come dono di nozze vorrei la promozione a maggiore. Cosa? A maggiore. Altrimenti non potrai mettermi a capo del tuo progetto a Wright Field. Quel progetto è mio. Tu non metterai mai piede in quel laboratorio. Non ci giurerei. È di una lega sconosciuta su questo pianeta. Non c'è traduzione, antica o moderna che sia, per quelle iscrizioni. Trovato a Pine Lodge, sul luogo dello schianto. Decidi, o mi dai esattamente quello che chiedo, o rendo pubblica la cosa. E faccio schiantare quel disco volante sulla tua carriera, papà. Puoi festeggiare la tua promozione. Io non farei mai soffrire, Anne. È il sole e la luna per me. Ehi, Tyler! Che devo fare per avere un altro caffè? Abbi pazienza un minuto, Larry. Sally ora arriva. Sally? Sally, tutto bene? Sì, arrivo subito. Si può sapere che cos'hai? Cos'ho? Sono incinta. Fred sarà felice. Oh, mi dispiace. Madre mi ha sempre parlato tanto del cielo. Le piaceva guardare le nuvole di giorno e le stelle di notte. Soprattutto le stelle. Certe volte facevamo un gioco. Un gioco chiamato Cosa c'è al di là del cielo? Immaginavamo l'oscurità o una luce abbagliante o altre cose che non sapevamo come chiamare.
Naturalmente, era solo un gioco. Non c'è niente al di là del cielo. Se ne sta lì, è infinito. E noi giochiamo sotto di lui. Stay all night, stay a little longer, dance all night, dance a little longer. Pull off your coat, throw it in the corner, but don't see why, don't stay a little longer.